Fondi pubblici per gestire i collegamenti tra la Sardegna e le isole minori, potrebbe arrivare da qui una salvezza per i 167 lavoratori Saremar, perché ci sarebbe una clausola sociale che secondo l'assessorato potrebbe reinserire gran parte dei lavoratori licenziati in seguito alla procedura fallimentare avviata a causa del grave indebitamento della compagnia di navigazione di proprietà regionale. Le rassicurazioni ai marittimi di entrambe le isole, che ieri sono ritrovati a Carloforte per il Consiglio Comunale straordinario, è arrivata dallo stesso assessore ai trasporti regionale Deiana, mentre nella chiesa di Carloforte da ormai 5 giorni va avanti la protesta dei lavoratori barricati sul campanile per chiedere una diversa soluzione dell'avvertenza, cioè il salvataggio dei posti pubblici tramite il trasferimento dei servizi a un'altra compagnia di trasporto sempre di proprietà regionale. Intanto ai lavoratori, come detto, arriva la solidarietà dei marittimi e autotrasportatori della Corsica, che nel porto di Bonifacio ieri hanno ritardato la partenza del traghetto Icnusa diretto a Santa Teresa di Gallura. È tutto, linea a voi.